tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Oggi postazione diversa, ci troviamo in bagno in quanto voglio farvi un nuovo video sulla mia skincare routine, in questo caso la versione invernale natalizia. Quindi comunque i prodotti dell'estate all'inverno sicuramente cambiano, anche le necessità della pelle in generale. Quindi appunto volevo farvi un video per anche per l'edizione invernale, in quanto mi chiedete spesso come curo la pelle, quali sono i miei prodotti preferiti. Mi dispiace se la luce non è il massimo, però con le softbox qua in bagno viene una schifezza, vi giuro, quindi è solo la luce artificiale che spero non sia troppo male, ma in caso direi che possiamo cominciare subito. E la prima cosa è assolutamente legarsi i capelli, perché a fare queste cose con i capelli sciolti è proprio impossibile. In generale gli step che faccio sono sempre uguali, che io sia truccata tantissimo o che sia truccata abbastanza poco, perché mi trovo bene in entrambi i casi, quindi li utilizzo sempre. Adesso che mi sono tolta le lenti posso cominciare a struccarmi gli occhi. Io utilizzo sempre questo qua, che è l'olio di cocco che io ho preso da Sephora. Questa confezione grande costa più o meno 15 euro, ma c'è anche quella più piccola, fate conto che ce l'ho da settembre ed è ancora piena, non so se si possa notare, ma è piena. Io ne prendo un pochino con le dita, in inverno ha questa consistenza qua solita, mentre d'estate si scioglie perché appunto cambia molto con la temperatura. Io ne prendo un pochino con le dita, lo applico sulle sopracciglia proprio in questo modo e poi lo porto un po' sugli occhi da entrambi i lati e comincio a sfregare. Praticamente adesso che sì, faccio un po' ridere, mi rendo conto, adesso che ho messo olio di cocco e che ha sciolto il make-up, vado a eliminarlo con una salviettina struncante normalissima, faccio così e come vedete non c'è più nulla. Questo non è appunto per struccare ancora di più l'occhio, ma è semplicemente per togliere quell'eccesso di olio che è rimasto ovviamente sull'occhio e sulle sopracciglia. Non unge la pelle, non è fastidioso assolutamente, non dà fastidio negli occhi. Sì, io non ho mai avuto nessun problema, anzi mi trovo veramente bene a usarlo anche per le ciglia, proprio perché è delicato, scioglie il make-up invece di tirarlo come può fare una salviettina struccante. Quindi io mi trovo proprio bene perché appunto le ciglia non ne risentono. Poi io che metto molto mascara ho bisogno di struccarle bene con la salviettina, o altrimenti spesso le sfrego troppo e vanno a rovinarsi o addirittura a cadere. Con la stessa salviettina che abbiamo usato prima vado a struccare invece il resto del viso. A questo punto in realtà il viso sarebbe già struccato, ma adesso vado a pulirlo ancora meglio perché sì, non è completamente pulito in questo momento. Vado ad utilizzare per detergerlo questo detergente qua di Delfen, che è praticamente una mousse, basta un attimo scuoterla e quando fate i pump viene fuori in questo modo, esattamente così. Io la metto un pochino sul viso e vado semplicemente a massaggiarla in maniera da pulire eventuali eccessi. Questo è un prodotto che mi è stato offerto da Delfen tramite Octoly e lo sto testando da un po' ormai e sicuramente deterge molto bene la pelle, ma allo stesso tempo non la appesantisce. Questo è sicuramente un metodo in realtà anche abbastanza veloce, anche se semplicemente la mattina magari, o anche se siete già struccati, vi sentite la pelle un pochino sporca e volete pulirla, mettete un po' di questo detergente qui, l'ho passato un pochino sul viso e ve la sentite già molto più pulita. Dopo averla massaggiata la vado quindi a sciacquare molto semplicemente. Asciugo un pochino il mio viso e adesso arriva uno dei miei momenti preferiti, ovvero il momento dello scrub. Io adoro farmi lo scrub e ne ho un sacco bisogno, perché la mia pelle non soffre particolarmente di imperfezioni, anzi sono abbastanza fortunata, però spesso ho un po' la pelle ruvida, un po' dei brufoletti sotto pelle e comunque mi piace esplorare la grana perché se ne sento proprio il bisogno. Quindi applico un po' di scrub su tutto il viso. Io non lo applico
con la pelle proprio bagnata, al massimo un pochino umida, ma bagnata bagnata no, perché trovo che se lo applico con la pelle già bagnata, da subito le granuletti dello scrub si sciolgono e quindi vanno a lavorare molto molto meno rispetto alla pelle un pochino più asciutta. Mi massaggio un pochino la scrub in generale. Adesso sto utilizzando questo di Primark perché in realtà è l'unico che mi è rimasto, ma solitamente mi piace un sacco usare il Sea Salt di Lush. È veramente veramente buono, in realtà anche questo qui non è male, però sì, quello di Lush mi piace un pochino di più. Soprattutto sulla fronte io ho sempre un sacco bisogno di fare lo scrub. A questo punto vado sempre a risciacquare. Adesso solitamente andrei a fare una maschera, in questo caso non la faccio perché la mia preferita l'ho terminata e comunque l'ho già fatta ieri. La mia preferita è la mascherita peperita di Lush, che è veramente top, vi metto una foto qui. Se faccio la maschera vado semplicemente ad applicarla adesso, la lascio in posa, la tolgo e poi passo al tonico. In questo caso quindi passiamo direttamente al tonico e io utilizzo questo qui di Clinique che amo, adoro, l'ho preso da Sephora, è a base di alcol, quindi alla cui non piace, io personalmente lo adoro e mi ci trovo veramente bene perché credo pulisca da Dio la pelle, quindi semplicemente con un pezzo di cotone ne applico un pochino sul viso. Questo proprio fa la differenza, cioè se avete la pelle impura, questo che aiuta veramente tanto 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 a pulirla, secondo me è una cosa incredibile, io mi ci trovo da Dio e dopo averlo utilizzato mi sento veramente che la pelle è veramente pulita, non ho più residui di make up. Gli ultimi passaggi sono quelli della crema. Per tutto il viso ne utilizzo due di solito. Questa qui è più economica della Sien, che è una semplicissima crema idratante. E adesso sto finendo questa qua, poi aprirò questa qua di Clinique che mi piace da morire, che è la Moisture Surge. Questa è la terza che ricompro, in questo caso appunto non l'ho ancora aperta perché prima finisco questa qui, però è il top. Cioè questa crema è veramente veramente buona, idrata benissimo la pelle, ma allo stesso tempo non la appesantisce per niente. Anche questa qui di Sien mi piace molto perché l'ha idrata bene, però devo ammettere che secondo me la appesantisce un pochino di più. Ultimo passaggio, contorno occhi, e ho questo campioncino qui, questa mini size di Clinique del All About Eyes, che è una semplicissima crema per contorno occhi che serve a diminuire un attimo le occhiaie, serve sì, a prevenire, a curare le occhiaie, le borse, tutte quelle cose là. Ne applico semplicemente un pochino sul viso e poi basta, la lascio in posa e fino a domani mattina la mia pelle rimane così. Niente, questo quindi era il video, io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda, qualcosa da chiedermi o qualche prodotto da consigliarmi che a voi piace molto per la skincare, fatelo sotto nei commenti, io li leggo sempre e mi fa molto molto piacere. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e seguitemi su Instagram se vi va. E basta, io vi mando un bacione enorme, vi ringrazio tanto per aver visto questo video fino a questo punto e noi ci vediamo col prossimo video.